Semplice, geniale e straordinariamente complesso. Odifredi, lei sarebbe stato in grado di lanciare la sfida a quella macchina e di vincerla come fece Turing? E mi provoca, naturalmente. Certo, ma vede. io le risponderò che non soltanto io, ma nemmeno Turing, perché eh, in realtà. Eh, il modo in cui è stato presentato nel film e spesso così nella mitologia sembra che eh, eh, sia arrivato Turing e abbia fatto tutto da solo. In realtà c'erano migliaia di persone che lavoravano a quel progetto a Bletchley Park, c'erano persone di ogni genere, c'era per esempio il campione, mondia... eh, campione eh, inglese di scacchi Alexander. C'erano persone, eh, se posso raccontare un piccolo aneddoto, certo. che cercavano di ottenere una coppia della macchina e una di queste si inventò un'idea: disse ma noi potremmo travestirci da tedeschi, andare su un aereo. O pitturata come quelli tedeschi cadere, simulare un incidente una avaria, cadere in mare, farci salvare da una nave tedesca, arrivare lì sopra rubargli la macchina e scappare questi gli dissero, guardi, lei forse dovrebbe scrivere romanzi no, di fantascienza e questo si chiamava Ian Fleming lavorava anche lui sì. no, in questo progetto e ce n'erano migliaia di persone non è stato eh, l'impresa un di uomo, uno ma... certamente Turing ha avuto un, un ruolo un essenziale, essenziale ma era uno dei tanti ingranaggi come d'altra parte questa macchina ma anche lei Tanti ingranaggi. E questa guerra tra l'uomo e la macchina per scoprire informazioni forse nasce prima di Turing, cioè quando l'uomo comincia a nascondere, per ragioni di sicurezza, per ragioni di capacità di raggiungere un obiettivo bellico, i suoi messaggi e quando nella storia ne troviamo altri. Per esempio, Giulio Cesare usava il famoso codice cesareo che era molto semplice. Si trattava di scrivere i messaggi invece che usando le lettere dell'alfabeto usando quella successiva, semplicemente. Quello corrispondeva ad avere due rotori in cui su uno c'era l'alfabeto e sull'altro c'era lo stesso alfabeto, girato però soltanto di un grado. Eh, Augusto, invece, ne usava uno più complicato, girava di cinque lettere. E, e queste sono, sono questa macchina non è tanto più complessa dal punto di vista eh, tecnico. Teologo, diciamo. Diciamo. E, e che e, la combinazione. Che quando si cominciano a mettere ruote una dietro l'altra, questo è un vecchio modello, ce ne sono tre, ma i tedeschi che sapevano bene che qualcuno avrebbe potuto cercare di, eh, di decifrarli. Eh, durante la, la guerra cominciarono a cambiare le caratteristiche aggiunsero, macchina, un rotore, aggiunsero quattro e, e poi, alla fine addirittura cinque rotori. E poi sì, no? Quindi... Nel racconto dimenticarono di usarlo, scelsero di non cioè, usarlo quando non trasmettevano il meteo come certo. si fa oggi per sapere che tempo faceva sopra quei sommergibili e se ne accorsero rotture in e che... i e scoprirono come funzionava anche il quarto rotore. Ecco, venendo alle guerre di oggi, la matematica conta sempre di più, la tecnologia poi è matematica, sono cervelli elettronici e elaborazioni. Noi possiamo dire che in qualche modo Turing è anche l'inventore degli hacker di oggi, cioè di chi va a scavare dentro luoghi, sistemi che nascondono per trovare. Beh, non solo in qualche modo questo è stato veramente eh, una cosa in cui lui è stato un antesignano perché eh, Turing non ha mai avuto la fortuna di avere dalla sua parte un governo che gli lasciasse fare le cose che sapeva fare gli americani costruirono il eh, calcolatore elettronico von Neumann lo fece alla fine della seconda guerra mondiale e subito dopo su progetto di Turing ma gli inglesi non gli permisero di farlo ma lui già intravedeva per esempio intravide la possibilità del modem che poi è stato usato 40-50 anni Dopo, no? e in particolare era uno che si divertiva a far, a far fare alle macchine quello che eh, a noi non sarebbe venuto in mente. Giocò la prima partita di scacchi tra eh, un, una macchina e, eh, e un uomo. Eh, la macchina non ce l'aveva, quindi scrisse il programma e poi fece lui il computer, no? cioè seguendo semplicemente il programma senza metterci niente di suo. Perse naturalmente brutalmente. Ma oggi le macchine vincono sui campioni mondiali di scacchi, no? e quindi c'è stato un lungo, un lungo processo che è rimasto sostanzialmente nascosto all'opinione pubblica, comunque un personaggio secondario per moltissimi anni. Oggi finalmente se ne riparla, almeno all'opinione pubblica così più, più generale, non agli studiosi. Ma oggi se dovessimo cercare una figura che può somigliare per genialità e per capacità di inventare un mondo nuovo. Lei a chi pensa? A uno come Steve Jobs ad esempio o a uno come Stephen Hawking? A uno che ha costruito una tecnologia che in qualche modo ha cambiato il nostro uso comune o che formula teorie su un futuro che ancora non vediamo? Ci sono anche persone che non si chiamano Steve, naturalmente sì. no? oltre a queste. Ma credo che la persona forse più simile a Turing sia un grande fisico dello scorso secolo che si chiama Richard Feynman, che era anche come carattere un po' simile a Turing, no? una persona con una certa Arguzia, alla quale piaceva scherzare, giocare tiri birboni no? e così via, che per esempio poi è il premio Nobel per la fisica. Io la ringrazio. No. Pier Giorgio Di Frede di essere stato con noi a D-Day, di averci grazie. accompagnati dentro il cervello di Turing e dentro il cervello meccanico di questa macchina.